Schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Traviti tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Give a Car to Friend, è veramente veramente facile facile. Allora, i requisiti quali sono? Dobbiamo avere un amico che ci passa un'auto di strada nella base operativa e un'auto fuori dalla base operativa. L'auto di strada dentro la base operativa deve essere presa dalla strada e messa dentro la base operativa, non andate allo santo scasto ma a mettere il segnalatore, insomma. Per capirci, ve lo dico prima. Allora, a questo punto che cosa succede? Succede che il nostro amico ci deve invitare nel suo CEO, come state vedendo. Ci invita nel suo CEO, noi andiamo dove presumiamo che ci sia il pallino giallo e accettiamo l'invito. Accettate tutto molto lentamente, ragazzi, non premete X a raffica, perché altrimenti il glitch se ne va a puttana, insomma. Quindi, una volta che avete accettato sia il messaggio del CEO sia il messaggio di base operativa piena, perché lo dovete accettare base operativa piena, l'unica cosa che dovrete fare è chiamare il veicolo di strada che si trova all'interno della base operativa e farvelo consegnare dal meccanico. È semplicissimo, ragazzi. Ora andremo a vedere il prossimo passaggio. Allora, il nostro amico dovrà posizionare l'auto più o meno, diciamo, dove pensa che sia il punto giallo, o comunque dove gli diciamo di posizionarlo. Quando ci arriva l'auto della base operativa, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo distruggerla. Distruggeremo l'auto della base operativa e a questo punto dobbiamo lasciare il CEO e prendere l'auto del nostro amico. Quindi andremo a lasciare il CEO. Io sto facendo riposizionare l'auto un po' più vicina, però comunque, e vado per entrare nella base operativa. Come avete visto in alto a sinistra mi scrive: questo veicolo non può accedere, però allo stesso tempo mi butta nella base operativa. Allora qui, ragazzi, dovete fare questo procedimento. Allora, quando entrate nella base operativa, voi l'auto già la vedete nella base operativa, quindi questo messaggio di sostituzione dovrete annullarlo. Io qui mi sono sbagliato, ho fatto sostituisci, ho sostituito con l'XKR, spawnata l'auto di strada, però voi annullatelo e non succederà niente, perché l'auto è già all'interno della vostra base operativa e quindi è già vostra, insomma. Come vedete l'auto c'è e mi è spawnata anche l'auto di strada, quella lì che avevo usato inizialmente per fare il glitch, ragazzi. Però poco male, non mi interessa, anche perché tanto era un'auto donata, quindi non mi interessa. A questo punto, ragazzi, per rendere effettivo, diciamo, la proprietà della vostra auto, dovrete andare o nel creatore, qualcuno mi ha detto che si può andare anche nel creatore, o riavviare l'applicazione, ragazzi. Io consiglio sempre di riavviare l'applicazione, però insomma voi fate come cazzo vi pare. Perché se voi uscite con l'auto che vi è stata donata, succederà questo. C'è anche un altro glitch per passare i veicoli, però secondo me questo è molto meglio, è molto più semplice. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.